Buongiorno bella gente, bentornati nel mio canale. Come vedete i miei capelli hanno bisogno di aiuto, quindi andiamo con la preparazione. Sono andata a comprare questo meraviglioso pettine. Per chi mi segue sa che io uso questo tipo. Allora, costa solo 90 centesimi, ma un pettine che ne vale un centesimo, secondo me vale anche molto di più. Io ho lavato i capelli e adesso, come vedete, divido le ciocche e lo pettino così. Questo trattamento o questa maniera di fare il styling ai capelli l'ho sempre fatti. Da quando ho deciso di non usare più la cheratina sui capelli e ho deciso di mantenere i miei ricci, io usavo sempre esclusivamente questo tipo di pettine, perché primo perché è economico, secondo perché è molto stricante per i capelli, non mi tira, non mi rovina i capelli e soprattutto è molto facile da utilizzare. Con i dentini fatti in questo modo è davvero, separa le ciocche, crea il riccio, mi aiuta a mantenere il volume per i miei capelli, quindi io mi sono sempre trovata bene con questo pettine. Dopodiché, quando hanno cominciato con la storia che i capelli ricci vanno di moda, l'afro va di moda, hanno cominciato a far uscire tanti tipi di pettini. Quindi nel mercato trovate 100.000 tipi di pettine, io ne ho comprati davvero nel corso degli anni molto pochi, perché avevo tantissima fiducia su questo pettine qua. Ne avevo comprato il classico che vedete nei miei video, che l'avevo pagato all'incirca sugli 11 euro, ma ce l'ho più o meno da 3 anni. È un po', i dentini si sono rotti, però rimarrà con me finché rimane anche un solo dente, quindi mi deve durare un bel po'. Ho comprato un altro su Shein e sto aspettando che mi arriva. Quando mi arriva farò un video per vedere se effettivamente ne vale la pena o supera questo pettine. Comunque il siero che sto utilizzando per il styling dei miei capelli vi lascio il link sopra, così lo potete fare, perché io mi trovo veramente molto molto bene con questo siero, perché è a base di vasellina, del mio balsamo di Cantù, aceto di mela, quindi rende i capelli ricci, definiti, combatte contro il sole, il vento e l'aria, quindi il frizz, i capelli non diventano crespi e neanche si sfibrano, ti durano almeno 3-4 giorni senza lavarli. Io sono in compagnia di Mister Gatto, i cali che non la vedete, però è seduta vicino a me. Comunque bella gente, se vi piace il mio video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. E comunque io quando pettino i capelli cerco di passare le dita. Passando le dita cosa serve? Serve prima di separare le ciocche e seconda cosa di creare il riccio definito. E questa tecnica l'ho sempre usata, ogni tanto me la dimentico come tutti, non è che applico sempre le stesse cose quando lavo i capelli, io sono una persona che si annoia a fare le stesse cose e quindi ogni tanto uso l'altro pettine, ogni tanto uso questo, ogni tanto uso le dita, ogni tanto uso il pettine molto più fine. Come vedete passo le dita per affermare i ricci, adesso un po' di strizzare i capelli per affermare il riccio e voilà, e vado a farle asciugare al naturale, perché porto la mia bimba a fare la passeggiata e li lascio asciugare al naturale, non uso il phon durante l'estate. Adesso esco, sono andata a portar Cali a fare la passeggiata, ma un minuto che sono uscita da casa i capelli si sono seccati in un secondo e quindi sono tornata indietro, ho messo la cuffia, me sono truccata perché non volevo starle a toccarmi i capelli, ma adesso come vedete separo i capelli col mio separatore magico, che separo i capelli, separo le ciocche e do volume ai capelli nello stesso momento, li do una forma. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arrivano tutte le novità e vedete il mio pettine che risultato meraviglioso che mi lascia. Bella gente, buona domenica a tutti, ciao!